E adesso conclude la dottoressa Federica Civati, psicologa dell'unità neuromuscolare da sempre, che racconterà un po', non nel dettaglio, quello che racconta ogni paziente quando fa quattro chiacchiere con lei, ma quello che ha raccolto in maniera magari meno strutturata da questionari o da numeri, ma importante. Secondo noi e secondo, immagino, anche secondo voi. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, sono molto emozionata. Ecco, devi ingrandire la cosa, perché Cioè? non c'è la cucina, così. Allora, ho deciso, ho pensato di partire da una frase. Una frase di una mamma, una frase di una mamma che mi ha fatto molto riflettere, ho detto questa è una bella frase per far capire le persone che hanno appunto una distrofia, in questo contesto le persone che hanno una distrofia dei cingoli. Questa frase che è un motto dice la fortuna aiuta gli audaci. E quindi mi sono detta, cavolino però. Effettivamente mi trovo di fronte a delle persone che tantissimo audaci nell'affrontare le limitazioni che conseguenti appunto alla patologia e nella, riprendo una parola della collega, nel costruire, nel ricostruire il proprio percorso esistenziale. E quindi questo motto, dove appunto il termine audacia per me dice tanto, fa venire proprio la forza, l'energia grande nell'affrontare tutto. Quindi questa frase che davvero mi è piaciuta tanto, pensavo potesse essere d'aiuto per tutti, per gli specialisti, e oggi è stata davvero una giornata dove il livello era alto, ma soprattutto anche come restituzione alle persone che in questi anni ho incontrato, ho conosciuto e che mi hanno arricchito tanto. Ok, allora ho pensato di mettere, allora ho rubato, come dicevo a Bruno, un po' questo sfondo, mi è piaciuto tanto. Perché richiama un po' il simbolo e tutto, ed è proprio bello l'idea del volo. E ho pensato un pochino di sintetizzare in punti il percorso psicologico che si fa generalmente con i pazienti, e di solito appunto diamo un'opportunità, vi dico opportunità, perché ci sono pazienti che io non conosco e va benissimo così. L'opportunità di dare l'opportunità al paziente di inserire durante il ricovero dei colloqui psicologici dove fermarsi un attimino e riflettere insieme su quello che in quel momento la sta accadendo nella loro vita. Quindi ho pensato di sintetizzare un po' in questi punti. Allora, il primo è l'accogliere i diversi bisogni in relazione proprio alla storia personale di ogni paziente, perché ogni paziente è unico, perché ha tutta la sua storia. E quindi io qui spesso restituisco proprio durante il colloquio il fatto che una persona con distrofia ha una malattia, non è la malattia. E quindi il mettere insieme un po' tutti i pezzetti e andare avanti. Contenere le paure. Tante volte c'è la paura che l'altro non mi accetti, che l'altro in relazione ai cambiamenti conseguenti proprio alla patologia non un po' rifiuto. E quindi qui è bello fermarsi insieme un attimo a pensare come quanto anche tanto invece è bene pensare quanto la persona stessa, il paziente stesso può fare per farsi accettare dagli altri, non aspettare che l'altro lo accetti. Poi supportare le comprensibili fatiche conseguenti alla condizione clinica, mi viene da pensare alla fatica grande nell'accettare la carrozzina.
Però poi come si riscopre, perché attraverso appunto questo aiuto si diventa più autonomi, più indipendenti, si fanno delle cose che prima non si facevano. Poi dare spazio alla condivisione dei progetti sul futuro e quindi proprio il pensare, non so, mi viene in mente proprio anche un giovane dove insieme si è proprio pensato gli studi universitari, capire come superare le tante, perché sono tante barriere architettoniche, quindi barriere proprio, ma anche le proprie resistenze, anche qui le proprie paure, quindi investire proprio nel futuro. Quindi in generale favorire la ripresa del percorso esistenziale, che anche qui connotato dalla diversità di ognuno di voi, e come chiusura, appunto, perché mi è piaciuta tanto questa parola, rinforzare l'audacia, perché non in ogni momento questa audacia che c'è dentro, delle volte è necessario un po' risvegliarla, un pochino più sostenerla e dare un po' la spinta a venire fuori. Quindi chiudo riprendendo le parole del discorso di apertura del professor Bresolin, dove mi piace molto quando il ruolo di protagonista del paziente, che è fondamentale e unico.